Ecco le 10 cose che vi servono per fare motovlog come li faccio io. Dovevo farlo tipo 6 anni fa sto video, ma ho pensato, vabbè, meglio tardi che mai. Quindi vi elencherò le 10 cose che secondo me sono le più importanti per fare video in stile come li faccio io, quindi in POV, in moto. E in più restate fino alla fine perché vi lascio due bonus che volevo dirvi. Iniziamo subito con la cosa più importante, il casco. Quindi abbiamo il casino qua. Essendo che io registro sempre tipo dashcam, uso questa action cam in particolare perché è quella con più qualità. Ci sono vari attacchi in base al casco che avete. Io quando avevo l'Airo, che tra l'altro ce l'ho qua, spero non cada, io utilizzavo questo attacco che adesso non vendono più su Amazon e che era comodo perché aveva la sfera, potevi girarlo come volevi. Non utilizzando il microfono, ho sempre usato la GoPro vicino tra virgolette alla bocca. Il microfono prendeva la mia voce da qua. Nel caso di adesso io utilizzo questo attacco della Tuyo, credo sia un'azienda cinese, che va bene per più o meno qualsiasi casco, perché tanto ha questi attacchi qua che si adattano più o meno a qualsiasi casco. Per sicurezza prendetevene due, perché succede sempre che magari usate un altro casco, qualsiasi cosa, tanto non costano così tanto, costerà 10 o 15 euro. Ed è molto comodo perché avendo gli occhi qua e la videocamera qui sotto è proprio come se fosse dal punto di vista dei vostri occhi quando filmate, quindi molto molto comodo. In più, essendo molto vicino alla bocca, comunque anche non avendo il microfono, se non andate troppo veloce si sente la voce. Infatti se vedete qua sotto c'è solo un microfono che è quello per l'interfono. Non uso un microfono, sennò sarebbe da aggiungere. Io utilizzo la GoPro Hero 10, non la 11 o la 12 che sono appena uscite, perché sono praticamente uguali. L'unica differenza tra la 9 e la 10 è che la 10 registra in super view, che è l'obiettivo più ampio, in 4K 60, che è quello che serve a me. Per voi magari basta anche solo la 9. Non consiglio di prendere una GoPro più vecchia della 9, perché è proprio un formato di GoPro diversa, che ha batterie diverse ed è già abbastanza vecchia. Tanto su Amazon la trovate a 300 euro, ecco, come qualità prezzo è perfetta la Hero 10. Più nuova secondo me non vi serve, però potete prenderla. Comunque per tutte queste cose che vi dirò vi lascio il link sotto in descrizione, così potete trovare tutto tranquillamente. In più, essendo che questo video è supportato da Amazon, sono stati così carini da crearmi la mia vetrina con la mia attrezzatura da moto, attrezzatura tech, tutto quanto in un'unica vetrina, quindi vi lascio un solo link così avete tutto lì dentro. Bella. Per riprendere, per la 360 io uso la Insta X3, adesso questa è la X2 di Leo, però è comoda perché attaccandola qui al manubrio vi riprende in 360 gradi e potete gestirvi la ripresa dopo aver registrato. La batteria dura un botto, dura tipo 2 ore, 2 ore e mezza mi sembra, e quindi la potete usare per tutto un giro e poi solo se è successo qualcosa potete salvarvi la ripresa e gestirvela in post produzione, mentre se non è successo niente cancellate tutte le riprese, così evitate di avere magari una GoPro che è pesante da tenere sul mento, insomma, che effettivamente dopo un po' stanca e magari dà fastidio al collo, e soprattutto le nuove GoPro pesano abbastanza, quindi tenerle tutto il tempo è un po' fastidioso. Ho bisogno di una micro SD molto capiente per poter registrare tutti i video, soprattutto se registri in 4K 60, quindi in quel caso io non uso una schedina da 32, 64 o 128 giga, uso la più capiente che c'è disponibile per la GoPro, che è quella da 400 giga, ed è la dimensione più grande che potete avere per la GoPro senza che si sminchino i file, nel senso che spesso se usate schedine che non sono elencate nel sito di GoPro, omologate diciamo per la videocamera, può essere che i file vi si corrompano, quindi prendetene una dal sito GoPro. Magari vi lascio anche il link della pagina di GoPro dove si sono elencate tutte le schedine che potete prendere per ciascuna videocamera, nella Vespa magazzino. Poi vi dico che zaino è questo, che è comodissimo. Comunque io le batterie uso queste qua, che sono le batterie enduro di GoPro, che costano mi sembra uguali alle altre o poco di più, però sono fatte apposta per le temperature super fredde o super calde, e quindi molto comode, soprattutto perché queste durano di più, durano mi sembra 1 ora e mezza di autonomia. Io ne ho tipo 8 per sicurezza, però a voi ne bastano credo 2 o 3. Bene. La cosa comoda di quando ordinate la GoPro è che vi arriva con questa custodia super carina in cui ci potete tenere tutti gli accessori di GoPro, quindi ve lo potete portare via anche con l'attacco per la testa magari. Super comodo, io lo uso un botto e ci tengo tutta la mia roba qua. Ho sminchiato tutto. Va bene, non importa. Io in più, quando mi tolgo il casco, se voglio continuare a riprendere in POV, utilizzo la GoPro Mini perché è molto più piccola e leggera. La tengo solo per quelle poche volte che non uso il casco. E la differenza tra la Hero 11 normale e la Mini è che la Mini ha due attacchi, ha questo qua sotto come se fosse normale e poi ne ha un altro qui, e questo vi permette di averla molto più vicina alla testa, perché tenendola tipo qua per riprendere dove ci sono gli occhi, se voi usate l'altra, l'unico modo che avete per riprendere è usando l'attacco sotto, quindi viene fuori che la GoPro è molto più alta e quindi riprendete come se aveste un palo in testa, una telecamera, che è un po' brutto perché sembra che siate alti 3000 metri e quindi le riprese non sono molto carine. Questo così è il sistema migliore. Il problema è che si scarica più in fretta, perché non potendo caricare le batterie quando vi si scarica, che la cambiate al volo e continuate a filmare, io ne ho dovute prendere due per sicurezza, soprattutto se magari si surriscalda non puoi continuare a filmare, quindi io ne uso due, quindi quando si scarica uno la metto in carica
Quindi quando se ne scarica una, io la metto in carica e poi uso l'altra, così posso sempre filmare senza problemi. Per caricare le batterie io uso questo, che non è un caricabatterie originale GoPro, ma secondo me è molto più comodo, perché quello originale è aperto sopra, quindi quando le mettete in zaino così vi scivolano e magari escono e non si caricano più. Mentre questo è comodo perché è chiuso, in più è fatto benissimo e ne potete mettere tre, mentre quello di GoPro ne ha solo due di slot, ed è veramente fighissimo e vi mostra ognuna di quelle come sta caricando, e si chiama Maxcam la marca, comunque vi metto il link. Questo è fighissimo. In più lo potete caricare, io vi consiglio di prendervi un power bank bello grosso che abbia prese USB-C, USB-A, che così le GoPro le caricate così e poi se serve vi caricate il telefono e tutto il resto. Io di solito porto sempre questa combo di accessori perché così sono sempre cariche e puoi sempre filmare senza nessun problema. È un po' overkill, io lo prendo perché riprendo tanto, a voi non serve così tanto, ma questo ve lo consiglio, prendetene uno o due di queste, sono comodissimi. Quando sono in moto io uso sempre l'interfono, in questo caso io ho l'Arc di AGV, però in realtà io mi trovo benissimo con il Sena perché hai questa rotollina che ti permette di sentire meglio che cosa stai cliccando, perché il problema dell'Arc è che hai solo pulsanti, quindi quando hai guanti e li hai molto spessi non senti cosa stai cliccando e quindi ogni volta non riesci a cambiare canzone o accettare la chiamata, mentre con questo puoi cliccare, spostare, è super comodo, costa tipo 200 euro. C'è la versione nuova che mi sembra sia il 50k, costa sui credo 400-500, una cosa simile. Questo funziona benissimo lo stesso, quindi vi consiglio questo, però la versione nuova ve la linko lo stesso. Questo è fantastico, è comodissimo e anche facilissimo da inserire. Io che sono impedito ci sono riuscito, quindi se ci sono riuscito io riuscite tutti. Come vi dicevo, io non uso il microfono, però nel caso vorreste parlare per fare motovlog c'è il mio amico Leonardo, che adesso vi giro la fotocamera. Salve. Allora, aspetta che mi cade dalla mano. Prendiamo lo strumentopolo magico che è questo. Eccolo, questo qua è il MediaMod. Questo coso che costerà 100 botto di soldi. 100, spropositatamente tanto. Togliete lo sportellino della GoPro dove mettete le batterie, infilate la GoPro qua dentro e con questo connettore USB-C la GoPro si connetterà al MediaMod. Dal MediaMod ci sono una serie di uscite. Questo qua è il mini jack. A questo va attaccato il microfono che poi andrete a mettere all'interno del casco. Attenzione però, perché i jack normali hanno un solo pin, va preso un tipo particolare di mini jack nel caso in cui non ce l'abbiate. Comunque ci sono degli adattatori fatti da GoPro per poter utilizzare tutti i lavalier normali che poi vi mettete nel casco. Ah, quello stragrosso, pesantissimo. No, è adesso piccolino, è un pisellino così lungo, così più o meno. Nel caso in cui, cos'è che ti serviva dell'adattatorino? Serve un adattatorino per avere il numero giusto di pin, perché sennò l'audio vi va in mono, invece avete bisogno dell'audio stereo, quindi importantissimo. Aspetta, mi è andato tutto fuori fuoco. Attenzione che in moto dentro il casco, anche se è riparato, c'è comunque vento, quindi utilizzate sempre la spugnettina che vi viene data con i lavalier, così almeno qualunque roba succeda attutisce un pochino il suono del vento. Grazie Leonardo, sei stato meraviglioso, fantastico. Io non lo uso anche perché tutto bello ma non mi serve. La roba scomoda è che se voi mettete la GoPro qua dentro per cambiare batteria dovete tirare fuori la GoPro, tirare fuori la batteria, rimettere la batteria, rimettere la GoPro e riavvitarla, quindi ci sono 6 anni. Esatto, se siete di fretta non riuscite a farlo, quindi io non ho voglia. In realtà la qualità della Hero 10 del microfono è altissima, quindi infatti quando devo riprendere io la voce semplicemente, quando sono in città si sente, quando sono fuori città che devi andare più veloce o non parlo o urlo. Fate strada voi! Quando non sto filmando con la GoPro sul casco o la GoPro mini in testa, insomma, io uso l'iPhone. Perché parlo tutto così? Sembro Filippo Galeazzi. Ti giuro. Appunto, quando non uso la GoPro uso l'iPhone perché è mega comodo. E in più sta cosa si sottovaluta molto, ma la batteria dell'iPhone dal 13 in su dura all'infinito e quindi tu puoi filmare per tipo 4 ore, non si scarica mai il telefono, quindi molto molto comodo. E poi in più lo puoi tenere in tasca dove vuoi, a parte che sto parlando di un telefono, la gente lo sa. Va bene, quindi io vi consiglio dal 13 Pro in su perché, vabbè, grazie al cazzo comunque, perché hanno io vi consiglio di fermare con una Red perché viene bene. Pro Max. Vi consiglio almeno il 13 Pro, è diciamo come qualità prezzo il migliore di tutti perché ha la batteria praticamente infinita, la qualità è altissima e va benissimo, veramente fighissimo. Io infatti uso due telefoni, non per flexare, questo è il mio telefonino piccolino che uso tipo per le mie robe, però questo lo uso per filmare perché ovviamente la qualità è diversa e la batteria dura molto di più su questo. Per chi vuole iniziare anche solo a fare lo youtuber, il vlogger al di là del motovlog, vi basta veramente un iPhone 13 Pro in su e siete a posto, potete fare tutto con quello. In più lo uso come router quando tipo ti si scaricano i giga da una sim e puoi usare l'altro. Vabbè, questa è una roba mia. In realtà io il secondo telefono lo uso principalmente per filmare come se fosse una Sony, perché le Sony come avete visto non le sa usare, e in più per usare il navigatore, perché come sapete nei viaggi in moto si scarica subito il telefono se lo usi per tipo 1 ora o 2 ore il navigatore, così puoi mettere Waze o quant'altro e l'altro telefono ce l'hai sempre in tasca.
in tasca. E quindi lo metto su questo magnifico portatelefono, che è anche storto. È un po' bruttino, lo ammetto, ma è mega comodo, perché voi quando dovete andare, tac, ed è inserito. In più potete metterlo come volete, guardate, tac, così, landscape, così, è super comodo. Io ne avevo un altro che aveva tipo gli elastici, e una volta stavo andando veloce in autostrada, a un certo punto mi è volato via il telefono. Quindi consiglio questo qua, è un po' più brutto, ma almeno non vi vola via. Questo tra l'altro costa pochissimo, è mega comodo, quindi ve lo consiglio, si chiama l'Amical. Per editare tutti i miei video, io uso, mamma, ho spaccato qualcosa, il Mac, ma se mi stava per scivolare, era tutto freddino. Io adesso ho questo 13 pollici perché ho il fisso a casa, però per chi deve iniziare veramente consiglio a tutti, il miglior computer portatile come qualità prezzo, secondo il mio onesto parere, è il MacBook Pro da 16 pollici con l'M1 Pro. Lo trovate su Amazon a prezzi, pensate, mio fratello l'ha preso a, quanto l'aveva preso? 1.700 tipo, cioè costava tipo 2.600, una roba simile, e adesso costa il listino nuovo costava 3.074 se non sbaglio. Appunto. E quindi adesso costa la metà, va come nuovo, cioè è fighissimo. E quindi vi consiglio di prendere quello, perché il 16 ha proprio lo schermo più grande, vi sta in zaino da tutte le parti, però è veramente qua. È un po' pesantino, però lo potete usare come se fosse un fisso, praticamente, da quanto è grande lo schermo. Per chi invece deve viaggiare tanto e gli è scomodo magari, consiglio il 13 o il 14, tanto vi va bene anche il MacBook Air. O io vi consiglio il Pro perché ha la ventola, cioè se dovete editare per tanto tempo almeno non vi si rallenta. Quindi vi consiglio uno della gamma Pro. Questo in particolare è l'M1 del tipo 2020, una roba simile, ed è fantastico, cioè è come se fosse nuovo, l'ho preso tipo 3 anni fa, 4 anni fa, non so, è una figata. Mac tutta la vita, soprattutto se avete l'iPhone, perché vi droppate le cose. Mamma, se sono vecchio! Ovviamente filmando giga e giga di file serve l'SSD esterno. Vi consiglio la Samsung T7 o la T5, che è la versione precedente, che è praticamente uguale. Costa pochissimo, tipo 50 euro mi sembra per 500 giga. È veramente fighissima. E infatti ne ho un sacco di queste. Ce l'ho tra l'altro di tutti i colori, perché c'è rossa, nera, blu, bellissima. Guardate che bellina che è. Cioè, stracarine. E vanno un botto veloci, cioè sono fantastiche. Quindi vi consiglio queste. Per iniziare prendetevi quella da 1 tera. Troppo. No, un tera, perché ve la riempite subito. No, ma per il semplice fatto che tanto se registri, tanto prima o poi lo riempi. Prima o poi se registri. Ma uccidilo il fiore. Oh no. Poverino. Anche perché essendo che il Mac costa un fracco, piuttosto risparmiate non prendendovi 2, 3, 4 mila tera di spazio dal Mac, ma vi prendete questi. Infatti ne ho tipo 6 a casa. In effetti potevo prendere il Mac direttamente con più spazio. Però vabbè, stracomodi, ve li consiglio. Chi più spende, meno spende. Esattamente. Ultima cosa, ma secondo me la più utile di tutte, che questo vale anche se non volete fare il motovlogger. Questo è lo zaino che uso ovunque, sia in moto che fuori, ovunque. È mega comodo. La marca si chiama Bellroy. Scusate se è un po' sporco, ma perché lo uso letteralmente ogni giorno. È comodissimo perché tiene tipo 20 o 26 litri, un botto di spazio. C'ha le tasche laterali per la borraccia, le tasche anche nascoste, tipo oltre alle tasche normali, che ne ha un botto. Quindi ha questa, quella principale, che tiene tra l'altro... Ah, c'è Jimmy... Anche, c'è il link di Amazon anche di Jimmy. Ma come faceva a starci, scusami? È che c'è un botto di spazio qua dentro, stiamo a cedere. Si apre fino a qua e l'aprite come una valigia. È mega comodo perché ha anche il coso per mettere le scarpe o i vestiti. Quindi è come se fosse misto tra una valigia e uno zaino. In più, raga, ha lo spazio anche laterale qua. Io tipo qua ci metto, lo dico, vai, i vestiti sporchi quando tipo vado via. Vabbè, non è un segreto che chi viaggia prima o poi ha i vestiti sporchi, cioè, non ti devi vergognare, Filippo. E infatti ho un paio di mutande qua dentro. Vabbè, comunque sporche. No, no. E qui tutti i cavi e l'attrezzatura tech. Poi c'è la tasca segreta, in cui avete il posto per il Mac, che nessuno vi tocca perché è chiuso così. E in più c'è la tasca segreta, che è qua dentro, in cui ci potete mettere tutte le vostre cose. Nel mio caso batterie e hard disk. Però è veramente comodissima perché nessuno ve la tocca. E era segreta fino a questo momento. Adesso lo metti segreta. Però raga, sto zaino è, vi giuro, lo zaino migliore che ho comprato. Consiglio a tutti. Non costa neanche tanto, tipo 200 euro. È poco per uno zaino, no, non è poco per uno zaino. Raga, fidatevi, prendetevi questo zaino, è fighissimo. Non so se c'è il link di Amazon di quello, nel dubbio vi metto quello che serve. E adesso vi svelo i due bonus che mi porto sempre appresso. Allora, il primo è l'Apple Watch, che sembra una banalità, ma non avete idea di quando non avete il telefono vicino, non lo riuscite a tirare fuori, detto così, è comodissimo per la navigazione, perché quando siete in moto e non avete proprio il portatelefono dietro, o magari prendete lo scooterino a noleggio, per dire, usate l'Apple Watch e vi dà le indicazioni, quindi veramente vi salva la vita. E l'altro bonus, che è una chicca, sono le salviettine per la cacca. Queste, raga, sembrano una stronzata.
Aspetta, ma quando vi scappa la cacca in giro, queste vi salvano la vita, spaziali. Non guardarle perché sono tipo... sporche. Sono usate. Cioè, queste le devo buttare, che non ne trovavo altre, che non ne ho di nuove, quindi ho usato queste. Quindi, raga, questo ce l'ho sempre zaino, non si sa mai, metti che ti caghi addosso in giro. Vi lascio il link per tutte le cose, ovviamente non le salvettine. Beh, anche le salvettine, non si sa mai. Vi lascio tutti i link delle cose in descrizione. Tra l'altro questo video dovrebbe uscire al Black Friday. Molte delle cose probabilmente sono in sconto, quindi approfittatene. Al prossimo video vi lancio... Al prossimo video, se siete interessati, vi dico di tutto l'abbigliamento anche che uso, perché ci sono robe fighe tipo la giacca con l'airbag qua, che è comodissima, fighissima. Lasciatemi un commento se siete curiosi di sapere anche tutta l'attrezzatura che uso in moto, che secondo me è un bel video anche quello. Grazie Amazon per aver supportato questo video e ciao ragazzi, iscrivetevi.